3 anni di reclusione, 300 euro di multa, e questa è la pena comminata dal giudice monocratico concetta a Buccini alle ladre di gioielli, rispettivamente di 35 e 60 anni, PL ed NL, le loro iniziali. Entrambe avevano raggirato per 7 mesi un gioielliere di Sulmona, racimolando un bottino complessivo di 20.000 euro, presentandosi come clienti affidabili. Ma veniamo ai fatti. La vicenda risale al 2018, quando, quasi tutti i mesi, le due donne si recavano dal gioielliere con il quale avevano instaurato un rapporto di amicizia, acquistando monili da regalare agli amici e familiari, spendendo da 20 a 50 euro. In realtà, con la scusa di fare acquisti di poco valore, riuscivano a sottrarre all'orefice gioielli costosissimi che rivendevano a mercato nero. Entrambe avevano cominciato a frequentare la gioielleria, tanto da diventare clienti fisse e stringere un legame di fiducia anche con la moglie e la figlia del malcapitato esercente. Ogni volta indossavano parrucche, vestiti di marca, si presentavano come persone facoltose, pronte a spendere parecchi soldi pur di acquistare collane e bracciali. Ma non è tutt'oro quel che luccica, verrebbe da dire. In diverse circostanze, approfittando della distrazione del gioielliere amico, alleggerivano i rotoli di gioielli, mettendo in borsa collane, bracciali, altri oggetti d'oro e di valore. Una storia che era andata avanti per molto tempo, fino a quando il commerciante si era accorto che dal rotolo dei diamanti ne era sparito uno. Del caso se ne occupò la squadra anticrimine del commissariato PS di Sulmona, guidata all'epoca dei fatti dal sostituto commissario Daniele Lerario. Gli operatori di polizia, esaminando i filmati delle telecamere interne nel negozio di preziosi, avevano estrapolato le foto delle persone sospette. Confrontandole con le banche dati della questura, erano riusciti a risalire all'identità delle due donne e a denunciarle. Entrambe ieri sono state processate con rito abbreviato. 6 anni di reclusione, 600 euro di multa come pena complessiva. Il conto della giustizia è arrivato anche per loro.